abbiamo sentito questo rumore forte, questo boato attorno alle 20:30 con i vetri rotti. Siamo corsi giù dalle scale. Quando scendevamo saliva il fumo. Fiamme e fumo che sono divampate in serata nel negozio di riparazione PC al piano terra su Corso San Felice Fortunato a Vicenza e il boato che ha scatenato il panico tra i residenti della palazzina. Paura che ci fosse un crollo strutturale. Abbiamo capito dopo che quello che è successo perché si è formata una onda d'urto che è salita nell'androne delle scale. Ma in realtà, e per cui l'incendio sotto, che già è tanto, ma in realtà pensavamo crollasse la casa letteralmente noi. Rumori, calcinacci che cadono, il muro interno del negozio che crolla, invadendo con le macerie l'androne. Sotto shock la titolare del negozio, che non riesce a capacitarsi di quello che è accaduto e preferisce non essere ripresa. Speriamo che mi dicano qualcosa, perché fino adesso non mi hanno detto niente. Certo che è andato tutto distrutto, deve riaprire l'attività, deve rifare tutto. Allora, la parte qua è salva, mi hanno detto, la parte sinistra, la parte destra invece no. Le famiglie, 12 persone in tutto, sono state evacuate in un primo tempo all'interno della scuola Piovene, aperta per i corsi serali, e poi da amici e parenti. Una sola, una signora, è stata alloggiata dal comune in un albergo della città. Ad avvisarla del pericolo Spritz, il cane del parroco, che è in custodia per alcuni giorni, è qui oggi. Parrocchiani portano qualcosa da mangiare. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la sera per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'edificio, e ancora stamane erano lì a cercare di capire cosa possa aver scatenato l'inferno. E con loro anche la polizia. Chiuse già dalla serata tutte le utenze, mentre ora il lavoro è dei periti, dei tecnici del comune dell'USL per capire se e quando i proprietari scappati in fretta e in furia potranno tornare a casa. Intanto loro cercano di tornare ad una qualche quotidianità, anche se quei momenti vengono rivissuti continuamente. Pensi che il fuoco si è sviluppato a 3 metri in linea d'aria dei contatori del gas, per cui non si tratta della nostra vita, ma poteva essere veramente, lei si immagini 6 contatori che esplodono qua. Non è successo nulla di tutto ciò. Ringraziamo Dio e andiamo avanti.